Grazie Presidente. Parole vuote. Io mi tocca commentare come al solito. Allora, chi ha letto il dispositivo ha una lettura con dei contenuti, poi viene presentata in maniera molto più morbida. Ora, a parte bisognerebbe capire qual è delle due versioni, se è quella del dispositivo per cui si chiede tutto quell'ambaradam, telecamere, illuminazione in tutte le piste ciclabili, compresa la manutenzione straordinaria del manto, quindi la rimessa in sicurezza, compresa ovviamente tutta quella che deve essere l'attività anche di sfalcio relativamente alle piste ciclabili che attraversano delle parti nel verde, è una cosa. Se invece si chiede di mettere qualche telecamera, ovviamente di aumentare la sicurezza, che comunque dovrebbe già esserci, è un altro paio di maniche. Perché questa distinzione? Perché ovviamente nel secondo caso è un'attività che, come sapete, è già in corso da parte di questa amministrazione. Quindi adesso magari avrò modo di commentare. Nel primo caso invece tutta quest'Aula sa, e lo sa perfettamente, alla data del 30 gennaio di quest'anno, il sacrificio che ha dovuto fare questa amministrazione per poter garantire i servizi di carattere essenziale relativamente a quello che è un bilancio colabrodo, per cui tutta questa serie che ogni volta, no, ci venite a rappresentare di esigenze che per carità sono totalmente condivisibili, però ovviamente questa amministrazione vuole dirlo per l'ennesima volta, non è che non le vuole fare, e questo vorrei che fosse molto chiaro, non si possono fare. È un libro dei sogni che in qualche maniera, io capisco che siamo in campagna elettorale e servono dei contenuti da portare fuori dall'Aula. Il 5 Stelle ha votato no per la messa in sicurezza, per l'illuminazione, per l'implementazione delle telecamere nelle piste ciclabili e tutto quanto il resto. Però è campagna elettorale, perché anche se foste stati voi al posto nostro, avreste risposto nella stessa maniera. Quindi io non capisco questo, come tanti altri atti che arrivano in quest'Aula ogni volta, di carattere puramente strumentale, in campagna elettorale perenne, a cosa servono. Quando poi, nella giornata di oggi, ho dovuto subire una accusa talmente infamante relativamente a quella che è la campagna elettorale in atto a Ostia, per cui la delibera sui matrimoni addirittura è stata comparata al voto di scambio del famoso Achille Lauro, che per chi lo ricorda, nell'inizio degli anni Ottanta ci fu il sospetto che dava una scarpa prima delle elezioni e una scarpa dopo, come se noi adesso a tutti i cittadini del municipio decimo, no, gli stessimo dicendo sposatevi tutti, uno lo sposiamo prima e uno lo sposiamo dopo le elezioni. Perché questo è il parallelo, altrimenti non si spiega. Altrimenti non si spiega il contenuto politico dei rilievi che vengono mossi in quest'Aula. Tra l'altro, da una forza politica, adesso io non voglio indagare su quella che è la lista che partecipa alla competizione elettorale del decimo municipio, però alle cronache di tutta quanta Italia, quello che sta succedendo in Sicilia, per cui anche voi partecipate nel listone di Musumeci, dove sono finiti tutti quanti i. No, è vero, no? Sono finiti tutti quanti gli amministratori del passato, dai Lombardiani, ai Cuffariani, ai Genufliani e tutto quanto il resto. L'unico che è stato tolto grazie all'intervento di Giancarlo Carcellieri, che ne ha denunciato comunque, insomma, una indagine in corso, se non fosse stato per questo intervento non sarebbe stato tolto dalla lista, Consigliere, infatti un attimo dopo è stato le arrestato. Questo chiedo per di dire attenerci ai che temi noi ci troviamo strettamente anche di capitolini. fronte a una situazione per cui questi uffici sono stati anche distrutti. Molto spesso ci viene rappresentato che non sono neanche in grado di fare le gare. Perché? Perché questa cultura amministrativa è stata distrutta in questa città. Quindi, oltre alla mancanza dei fondi, ci sono anche gli uffici che non sono in grado in alcuni casi. E anche noi consiglieri, questo per rispondere al PD, ci stiamo proponendo comunque per dare una mano. L'avete visto chi era oggi presente in commissione? C'è poco da ridere, sono argomenti seri. Chi era oggi in commissione piani di zona? Ci stiamo sostituendo anche i tecnici per far rilevare qual è il rispetto della norma. È un'attività che porta via tempo, nel rispetto di quello che viene chiesto dai cittadini. Quando dite che non arrivano atti in aula è perché comunque questa maggioranza sta facendo un lavoro immane. E venire a dire che non è stato fatto nulla, che non facciamo nulla e non mettiamo tutte le telecamere,
O illuminiamo a giorno tutte le piste ciclabili, per carità, ripeto, è condivisibile, però per favore, Grazie. siate meno ridicoli, grazie. Grazie a lei, consigliere. Ci sono altri...